abbiamo anche detto loro che, vista la penuria di risorse, ci aspettavamo insomma un salto di qualità nelle loro proposte, nel loro modo di porsi, nella concretizzazione di alcuni principi, cioè di mettersi insieme, di fare squadra, fare rete. Devo dire che è andata così, le università hanno dimostrato di capire che siamo in un'altra epoca, che le risorse sono limitate e bisogna utilizzarle al meglio. Abbiamo trovato una sintesi, abbiamo fatto un protocollo con il quale le abbiamo finanziate per 2,5 milioni di euro. Risorse utilizzate al meglio, diceva, e oggi si inaugura questo polo di eccellenza, uno dei migliori, tra i primi, diciamo, nel centro-sud. Questa è una cosa, tanto quando si fa un'inaugurazione è sempre una cosa molto positiva. In Italia è molto difficile arrivare alla conclusione di opere pubbliche. Dopodiché qui il polo scientifico agro-bio-veterinario ha un senso particolare, questo è un territorio particolarmente vocato sotto questo aspetto, c'è l'istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise, oltre alla facoltà di veterinaria ovviamente, c'è una miriade di attività in questo settore. Abbiamo fatto l'ITS proprio per la formazione dei giovani nel settore dell'agroindustria, c'è il polo di innovazione Agire, quindi c'è una strategia complessiva, non casuale, della regione, e rispetto alla quale